prime 15 battaglie sono già iniziate. Il campione di calcio a 5 ha aperto i suoi battenti la scorsa settimana. Tante sfide, la caduta di Accidenti al debutto con Acqua e Sapone, una serie che ha visto il ritorno prepotente di Ligde, le cantine aperte sempre in grande spolvero, una serie B con un Ares che ha già dimostrato la sua forza, ma con altre squadre che possono insediare, una serie C, che tanto serie C non c'è, non è. In tutto questo contesto, calcio 8 che parte già questa sera, abbiamo tre ospiti importanti, abbiamo tanti argomenti di cui parlare, ma prima di tutto lanciamo la sigla. Legata al Terni League, legata quindi a quello che è il nostro, i nostri, sui nostri campionati tra calcio 5 e calcio 8. Prima di cominciare non posso non presentare gli ospiti, ma ancora prima ringrazio e saluto Manuel Russo dei Wine Devils, che purtroppo è rimasto bloccato nel traffico e non ci ha potuto raggiungere, ed Elena Vissani di Liverpool, che è a letto con l'influenza, non loro gli altri due ospiti, che completano il quadro. Ma chiedo di fare anche una cosa qui presenti, presentando gli ospiti, partendo da Ivan Gentili dei Gunners, calcio 8. Alla sua destra abbiamo un giocatore polivalente, calcio 5 con Acqua e Sapone, calcio 8 con i Black Cats. È una grande settimana per lui, la doppietta importantissima contro i campioni in carica Accidenti, Jacopo Rosati. Il quadro il mio personale compagno di avventure, portiere del Bonus 9, anche per lui è stata una settimana importante, con un miracolo che ha fatto il giro del web, Marco Batman Palermo. Allora, ci siamo già qua, quindi a partire subito, prima di iniziare il nostro talk show, facendovi vedere il video della partita principale della Serie A che abbiamo ripreso, la breve sintesi di Accidenti a questa porta. Natanti, attenzione all'errore, Fagotti recupera palla, è un buon break. Giovanardi per Fagotti! Che segna il gol dell'1-0, Accidenti in vantaggio. Perde palla clamorosamente, era un 2 contro 1, Ricci non può sbagliare, doppio passo di Ricci, salta Palucci, ma Palucci! Torna ancora su Ricci. Ma sì, probabilmente. Attenzione, siamo già a questa parte con Federico Marretta, che pesca il pallone d'oro per Samuel Viva. Che non può sbagliare. Capotosti a questi a Rosati, che ha spazio per il sinistro! Che buca le gambe di Marcelli! Jacopo Rosati fa 2-1 nel giro di pochi secondi. Si ribalta. Va la battuta Viva. Col destro Viva! Ma che gol ha fatto Samuel Viva! Una rete bellissima di Viva che fa 3-1. Lucci la rilancia, ecco Viva che aggancia bene il pallone col petto. Poi serve Capodossi magistralmente. Capodossi in mezzo per Rosati! Ma che azione meravigliosa di Acqua e Sapone che fa 4-1. Questo calcio d'angolo, pallone dentro. La palla arriva lì, Giovannini, Paolucci! Che ricapita, attenzione a Passagrilli, Passagrilli contro il portiere, la mette in mezzo. Questi ancora Viva. Viva si libera e va col sinistro! È un altro gran gol di Samuel Viva. Dai, la sponda di testa per Rosati. Rosati! Ancora Giovanardi, la scarica per Ricci. Il destro! È vincente! E stavolta Federico Ricci la mette dentro. 5-2, da speranza ora, i campioni in carica. Giovanardi. Attenzione, ancora Marzioni, Marzioni. Evita l'avversario! E con un destro fulmineo, Sinula Marcelli. Riporta tutto come stavano prima le distanze, ovvero. Viva, si libera di spina, Viva, attenzione al suo destro, che passa! E arriva a Capodosti! 7-2, è notte fonda sulla partita. Grandissima giocata di Viva, che ha cercato il tiro. Parte spina, il destro a Paolucci, la ribattuta di Ricci! 7-3. Ha segnato Federico Ricci, doppietta, sulla buona punizione di spina. Spina, c'è tipo anche cercare di fare, attenzione al destro e il gol del 7-4, Spina da centrocampo, segna un portiere come Paolucci, non male. Spina, lo spazio ancora, va Spina, ma rivedi rete, rete incredibile, 7-5, 7-5. Sulle mani per Pergani. Perché era un finale ancora più infuocato, va Spina, palo clamoroso e finisce qui, Acqua e Sapone vince.
acqua e sapone contro accidenti, una partita sicuramente molto molto intensa, anche molto bella. Chiedo subito al protagonista di questa, uno dei protagonisti, Jacopo Roselli, acqua e sapone. Jacopo, innanzitutto, che effetto fa battere i campioni in carica? Guarda, sono sincero, arriviamo da una settimana che ci sentiamo veramente protagonisti, appunto come hai detto te, non è mai facile battere i campioni in carica con una squadra, tra virgolette, pazza come la nostra. E sono stato parecchio soddisfatto, ma ovviamente con il massimo rispetto, perché anche l'altra squadra è una squadra di amici, quindi si vince, ma portando sempre il massimo rispetto a mister. Mi è dispiaciuto, però mi revoca dalla sua veste nera, quindi si è rivelato tale. Che Batman, tu hai visto la partita, innanzitutto la domanda che mi sto già spontanea chiederti è: hai visto un accenti in crisi? Perché comunque accenti viene dalla sconfitta anche in Supercoppa. Ma sicuramente, diciamo che accidenti ha cambiato, alcuni elementi importanti non ci sono più per questioni di categorie superiori ai limiti del torneo, quindi faccio due nomi, Monchini e Terzino sono due giocatori importanti, hanno... Stasera c'erano nemmeno Picchioni, Albisini, quindi sicuramente assenze importanti per accidenti, si sono rinforzati oppure sono corsi ai ripari con Ricci e Spina. Io conosco questi due, almeno ho conosciuto questi due, Ricci lo conosco bene e Spina l'ho conosciuto qui al torneo, devono amalgamarsi sicuramente. E poi c'è da dire che comunque non è solo crisi, ma è stato anche merito di Acqua e Sapone, che ha fatto veramente una grande partita gagliarda. Hanno rischiato sul finale di rovinare tutto, però alla fine hanno meritato di vincere. Senti Marco, ma secondo te, in questo senso, Acqua e Sapone, visto giocare in questa maniera, un po' ci importa, una rosa affiatata, perché lo scorso anno diciamo che una delle problematiche è stata magari anche la discontinuità di alcuni elementi cardini di questa squadra, no? Può avvenire nello scudetto di apertura? Beh, sicuramente se andiamo a vedere la rosa, se dovessimo fare un quintetto ideale, sono sicuramente un'ottima squadra. Ovviamente parliamo di un torneo amatoriale, quindi non è che ci dà da mangiare, quindi ci sono impegni lavorativi e molte volte nel corso, durante la stagione, ci possono essere delle assenze. Sicuramente tu hai fatto il nome di Paolucci, sicuramente sei uno dei migliori portieri, uno dei migliori. Ci arriveremo dopo a questo argomento. Parliamo anche di portieri con Marco. Ivan, hai visto qualche immagine di questa partita? Hai qualche tubbio dal calciotto? Magari ecco, come in questa settimana di preparazione e attesa dell'avvento del campionato, hai avuto modo magari di vedere qualche immagine? Sì, qualche immagine l'ho vista dalla partita accidenti, anche se più che altro ho visto quella dei White Devil. Sì, la vedremo dopo anche di questa, è una bella squadra. Accidenti, certo, sembra leggermente in crisi, ma io, poco esperto del calcio a 5, comunque sia per quello che ho visto, sono stati in partita, però certo, a spuntata sono stati loro di Acqua e Sapone. Allora, Jacopo, senti, Acqua e Sapone a questo punto viene la stagione scorsa con luci ed ombre, anche se c'è stata una grande salvezza l'ultima giornata, però nel vostro spogliatoio che aria si respira? Cioè c'è aria di cercare questa impresa, di provare a lottare per il titolo, oppure ancora vogliamo bassi? Cioè qual è il clima che si respira nella vostra squadra? Diciamo, la mia poca esperienza, ho sempre imparato che nel calcio, come nella vita, bisogna essere umili. Quindi ovviamente noi partiamo per la salvezza, perché scontrandoci con squadre possono essere più forti o più deboli di noi, questo non ci interessa. Restiamo umili, siamo sulle ali dell'entusiasmo, come si dice. Abbiamo quest'anno una rosa, per secondo me, completa, anche quella qui con l'innesto di Capotosti e con l'innesto importante di un mister che ringraziamo, Massimo Valletta. Grande apporto, Massimo Valletta lo scorso anno era sia giocatore che allenatore, anche quest'anno comunque è stato come giocatore, ma la sua figura sarà prevalentemente di mister. Anche una persona importante che può gestire cambi in simultanea, abbiamo visto insomma un buon apporto da parte di Valletta, mister Valletta, che salutiamo intanto. Io noto una cosa, Jacopo, continuando su questo argomento e poi ci spostiamo anche su altre lattine, ma approfittiamo della tua presenza per parlare di più. Rispetto allo scorso anno, noto come a questa Sapone magari quegli elementi di, passatemi in termini, minor spessore tecnico siano cresciuti molto. Penso allo stesso Federico Valletta, penso a Lorenzo Bonomi, penso ad altri giocatori insomma che magari stanno applicando al meglio i dettami tattici del calcio a 5
con una grande foga agonistica. Io per esempio penso il primo gol, l'ha segnato Viva, gran partita di Viva, ma è tutto di Federico Valletta. Dove nasce questa vostra, questo vostro spirito di partenza? Voi siete anche la squadra che ha fermato l'Ares, di questo parleremo nella Summer Cup estiva. Assolutamente sì, c'è questo miglioramento da parte, come dici te, magari dei giocatori un po' fuori dal mondo calcistico, e siamo molto contenti di questa crescita. Purtroppo, per fortuna, chi ci reputa magari troppo presuntuosi oppure chi ci reputa troppo malati, noi durante tutto l'anno, anche nei mesi che siamo fermi, siamo comunque concentrati su iniziare, perché siamo comunque contenti, siamo a contatto con altre persone, comunque creiamo uno spogliatoio. Ovviamente il gruppo non c'è da creare perché siamo insieme da 15 anni, quindi anche il piano tecnico, visto nella nostra rosa comunque la presenza di giocatori che militano nel calcio a 5 d'appartenenza, consigli su consigli, siamo comunque un gruppo, ripeto, umile, quindi ci siamo applicati al massimo, mi dico anch'io, perché c'ho tanto da migliorare, a parte magari, diciamo, dei gol, c'ho tanto da migliorare, e grazie anche a, tra virgolette, i vecchi che ci danno la mano. Allora, chiudiamo questo argomento, intanto abbiamo una notizia che quando arriverà a voi già sarà nota, però la partita in programma questa sera dall'Accidenti Eccetto Team, Luca Luzzi viene vinta a tavolino dall'Accidenti, pertanto l'esame di maturità di Accidenti viene rimandato, vinta per diciamo diniego a partecipare alla partita da parte del Eccetto Team, Luca Luzzi, che prende anche un punto di penalizzazione, quindi questa è una brutta battuta adesso del Eccetto Team, Luca Luzzi, che invece al debutto aveva vinto contro Pop Cesure. Altri risultati della Serie A, quindi è il Pop appunto che ha perso questa sfida. Lì ribatte i Vivi Milf, ed è anche questa la partita, insomma, che dà un certo tipo di significato. Marco, tu che le scuole di Serie A le conosci, le hai anche affrontate magari nella prima parte dello scorso campionato, come vedi questa lotta in Serie A, sia per quanto riguarda lo scudetto che anche la lotta di retrocessione, che insomma vedrà comunque delle sorprese, penso, quest'anno? Ma guarda, allora dico subito che per quanto riguarda la retrocessione vedo veramente non riesco a trovare una squadra debole, una squadra Materasso, anche perché le due neopromosse, Cantine Aperte e MIRF, specialmente Cantine Aperte, non me ne voglia il mio amico Maggi, Cantine Aperte si è veramente rinforzata, hanno stravolto completamente la squadra e credo saranno una delle favorite. Mi sbilancio qui per la vittoria finale della Serie A. Mentre per quanto riguarda la recessione vedo tante squadre che può succedere qualsiasi cosa per quanto riguarda la recessione. Invece per quanto riguarda la lotta al titolo mi verrebbe da dire adesso a inizio campionato, da quel poco che ho visto, Iride e Cantine Aperte, però ancora è presto. Beh, Cantine Aperte sì, una matricola terribile, sicuramente con la vittoria in Supercoppa la squadra di Vieri sta facendo gioco. Prima di continuare col calcio 5 ci spostiamo sul calcio 8, questa sera si parte, campionato 10 squadre, andata e ritorno andata, quindi ci saranno 27 match per ogni compagine, playoff per le prime 6 squadre, playoff scudetto, le ultime 4 invece faranno diciamo la middle league, no? Le finali di mezzo, come abbiamo fatto anche nella parte della Summer Cup estiva. Si parte questa sera alle 22.30 con Gunners, qui ecco, già dicono che avevo messo in scena prima, Fit Fight, come si pronuncia? Gunners? F-I-G-T. Ah, Gunners F-I-G-T, ma più comodamente diremo Gunners, quindi contro l'Aspico Calcio, con P, quindi è sempre un po' un confronto di nome, l'Aspico Calcio. Allora Ivan, innanzitutto, le emozioni di questo debutto, quello che ti aspetti da questo campionato e chi sono i Gunners F-I-G-T e perché F-I-G-T? Le emozioni parecchie, comunque sia, sempre la prima partita, il campionato nuovo, squadra completamente nuova. L'anno scorso facevamo il campionato a 7, quello della Wisp, poi abbiamo deciso di cambiare, anche perché la Wisp aveva determinate restrizioni che non sembrava voler cambiare fino all'ultimo, e quindi abbiamo deciso di cambiare area. Abbiamo visto che il Term League ci offriva un prodotto molto buono, e quindi niente, è rimasta un po' l'ossatura vecchia della squadra, con 3 o 4 persone, diciamo, della squadra vecchia, e abbiamo fondato questa squadra nuova, e ci abbiamo lavorato tutta quest'estate. Il nome Gunners l'abbiamo deciso insieme, comunque sia, avevamo pensato un po', diciamo, un po' stile inglese, quindi non puntando sulle squadre classiche. Abbiamo non cambiato la stile inglese, c'è anche West Ham. Sì, infatti, Liverpool, anche Liverpool, certo, abbiamo
E niente, poi dopo abbiamo deciso di metterci lo spezzone FIGP, che sono, diciamo, i fondatori della squadra, che sono sempre del gruppo vecchio, che siamo Federico, Ivan, Gianfelice e Tommaso, e quindi ci abbiamo messo lo spezzone in mezzo. Beh, nei Gunners, visto che i Gunners sono i cannoni, no? Diciamo, spicca anche la punta, l'acquisto per Enzo Carlino, che può essere sicuramente un giocatore molto importante per questa squadra. Dell'Astico Calcio conosci qualcosa? No, sinceramente no, so che c'è Chitarrini che gioca, comunque sia, in teoria nasce portiere, però visto che adesso gioca giocatore di movimento, e poi non so, qualcun altro dell'ex squadra del Ternias, non so niente di preciso. Chiaramente per noi abbiamo tutto da scoprire, questo è il calcio 8, perché mentre sul calcio 5 abbiamo potuto fare due puntate preparatorie, perché un po' qualcosa conosciamo, sul calcio 8 è un terreno nuovo, no? Quindi naturalmente andiamo a conoscere queste squadre. E le ambizioni, Ivan, dei Guns, e innanzitutto quali sono anche i vostri punti di forza, magari quelli che secondo te sono gli aspetti su cui potrai puntare per questa lunga stagione? Beh, sicuramente il punto di forza per adesso è la parte quarto offensivo, diciamo, perché sia con Lorenzo Carrino che con Andrea Mortaro, che è compagno suo di squadra, cioè anche dei Papa Boys a 5, diciamo che abbiamo un buon potenziale offensivo. Gli obiettivi, non sapendo il livello del campionato, noi speriamo di cavarcela nel mezzo, diciamo, senza sparare troppo alto. Quindi ci vedremo già stasera, appuntamento alle 22:30, quando andremo a Pino Libero, già saranno i giochi, saranno fatti. E Jacopo, tu invece hai questo doppio impegno, no? Nel calcio 5, Jacopo Sadi, come abbiamo detto, è il giocatore dell'Acqua e Sapone, e nel calcio 8 invece siamo in elementi di Derkens. Derkens, diciamo, è innegabile dirlo, sia nel calcio 5 che nel calcio 8 hanno formato una rosa di grande valore tecnico, agonistico, insomma, ci sono degli obiettivi molto chiari. Innanzitutto, come vivi questo ruolo di doppio giocatore in due squadre, in due gruppi comunque diversi? Perché se questa Sapone ho la sensazione che sono due gruppi di match diversi, magari mi smettete. Insomma, come vivi questa coabitazione e con quali obiettivi tu personalmente ti poni nel campionato? Però sono sincero, sì, sono due gruppi completamente diversi, il gruppo, diciamo, che ci sono tutti i giorni, magari un gruppo aggiuntivo appunto nato da queste partite, da anni di conoscenza, sempre nel mondo del pallone. La vivo sinceramente sereno, mi sono preso questa responsabilità del doppio ruolo perché, avendo smesso di giocare a calcio, comunque sia, piacendomi molto appunto giocare, sono voluto prendere questo doppio impegno, e ovviamente spero che il calendario sarà dalla mia parte, che quando non gioca a 5 non dovrò giocare a 8. In caso di combinazione? In caso di combinazione, come ho fatto in Summer Cup, cercherò di, nel caso in cui gli orari ne vedono magari una 21:30, una 22:30, faccio il doppio confronto. Nel caso in cui sono nello stesso orario, dovrò vedere il livello di importanza, diciamo, della partita. Come si gestisce un pochino diciamo la forte concorrenza che hai nei Blackheads da davanti, no? Poi non ultimo l'acquisto di Giovanello, in generale insomma una squadra che ha tanti giocatori di qualità. Siamo un gran gruppo a livello di persone, a livello di amicizie, ovviamente a livello di giocatori. La concorrenza sinceramente non è che la sento tutti tanto, perché ovviamente le scelte le fa il mister. Se reputo opportuno che deve giocare uno o l'altro, non è di competenza mia ovviamente giudicare, e non mi sento assolutamente in discussione perché so cosa pensa il mister Pedriaghi di me, e anzi è più uno stimolo in più magari confrontarmi con gente che andremo a affrontare il campionato insieme. Per esempio, per quanto riguarda Carollo lo conosco, per quanto riguarda Piovanello lo conoscerò a breve. Marco, Palermi, che nel calciotto diciamo che da un po' di anni c'entri di meno, eppure molte trattative hanno visto legato il tuo nome in questo mercato del Terni League calciotto. Ma sì, allora, innanzitutto smentisco la trattativa con Guilibo, perché questa è tutta farina del sacco tua, solo per fare articoli, perché si vede che era un periodo che non sapeva cosa scrivere, quindi sono messo a inventare questa storia. Poi, per quanto riguarda... Smentisco. E poi dopo mi hanno contattato due squadre, i Blackheads e i MIRF.
Ho gentilmente declinato, ma non perché me la tiro come lui magari vorrebbe, lui Marrubietti vorrebbe. Ti ringrazio per aver anticipato la vostra domanda. Esatto. Ma infatti mi immaginavo e quindi ti ho anticipato. Jacopo, scusami, sì. Ti metti in difficoltà. Bernardini o Palermi come portiere? A livello di umanamente conosco, diciamo, Bernardini molto di più di Batman, l'ho conosciuto da poco, devo dire che sono due ruoli completamente differenti. Non me ne voglia Marco, ma a 8 mi prendo Vittorio, a 5 mi prendo Batman. Ok, soddisfatto. Comunque ottengo qualcosa. Allora, andiamo avanti, andiamo con i servizi. La Serie B che la scorsa settimana ha avuto una copertura quasi totale, quindi vedremo Time Out, Futsal, Bonus Night, Atleti con Protoni, Tradosai, Clinica e Forma, Atleti con Permanente contro Liverpooli e Ares contro Real Protonini. Ecco i servizi. Incontro. Vai a te, ma che era? Fascia tua, Borgia, la fascia. Dai, sei in tre. Prende la fascia, Borgia. Dai. Grande, Dani. Dai. Grande. Dai, Gianlu. Lì si può piccare. Questo mi sa fatto un giocando. Il secondo anno che lo fa, ma non gli arranca le bestemmie, che per me è un concetto, lui non cambierà mai. In generale viene espulso, dopo sta. Cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, da Catalucci, ora Catalucci lo spazio ce l'ha! E Gabriele Catalucci esordisce così, con un sinistro fulmineo.
trova subito il gol del 1-0 per il Liverpool. E ancora anticipata Lupi. Lupi se ne va, Lupi fino in fondo, Lupi l'attacca in mezzo per il gol di Gentileschi. Un 1-2 tremendo del Liverpool che si porta subito sul 2-0. Gran merito del gol di Lupi, ma bravo anche Gentileschi a buttarsi dentro. Niente per Alpi, attenzione per l'animale lì, Vissani! Poi Lorenzo Lupi. Lupi prova ad accentarsi, bel palla di Lupi per Gentileschi. Catalucci serve Ciucci, calcio a palo! È giusto, attenzione Alpi, che calcio di piede, attenzione! Ma c'è sempre lui, Vissani. Lancetti, c'è il movimento di Alpi. Viene servito Alpi a metà, ancora dietro, per la botta! Di Paoli che fa 2-1. Accorcia la partita, ma che assist! Dede Alpi, un lancio di Roncetti perfetto con Alpi che al volo. Ancora Paoli, ecco Everton che è solo e trova un gol incredibile che porta il risultato su 2-2. Forse una deviazione, la difesa di Liverpool si è dimenticata completamente. Il Finnegan Fon ha cambiato gioco e qui c'è Roncetti da solo. Roncetti, un pallonetto magistrale, un gol semplicemente fenomenale di Michele Roncetti, che si accomoda il pallone con il petto, lo controlla con un pallonetto delizioso. Mette in mezzo il pallone per il colpo di testa di Valentini che sfiora il gol del 4-2. Lupi c'è la possibilità di contropiede, Lupi va a calciare, che miracolo del portiere. Ciucci la mette in mezzo, Lupi di testa, la palla rimane lì e rete! Ha segnato Gentileschi, pareggia il Liverpool, 3-3. Gentileschi, arriva il gol del 3-3. Qui per Alpi, il pallone dentro per Paoli. Paoli, che giocata di Paoli, in palo! Si libero un poco dalla fine, Roncetti avanza, Vissani! Roncetti segna il gol del 4-3. Clinica e Fond, di nuovo avanti. Ha segnato Roncetti su tiro libero. Menta calcia male. Paoli cerca lo spazio. Paoli! Un gol bellissimo di Paoli! Che si accentra, scarica il sinistro a incrociare. E fa più 2 per Clinica e Fond. Che esordisce così, ma esordisce male, perché dopo 8 secondi, il gol più veloce fin qui del campionato del Terni League in tutte le sue categorie, Alessandro Matteucci scocca la conclusione sulla quale Palestini ha qualche responsabilità e il Tranosai passa in vantaggio. Passano però una manciata di secondi e Bellanca al suo debutto del Terni League segna, anche approfittando della deviazione di un difensore, il gol del pareggio. Si parte subito quindi su ritmi elevati, qui possiamo vedere la deviazione di Patalocco. Bellanca sembra scatenato il numero 11, qui esiste anche una carica, va a calciare, ma è Trattaroli bravo a dire di no. E sfida ancora tra Bellanca e Dionisi, qui è bravo il portiere del Tranusai. Poi il Tranusai nel momento più difficile elabora una bellissima azione di contropiede, qui se ne va Patalocco che serve al centro per il compagno, che però non riesce a trovare la porta. Bellanca la trova, ma trova sempre Dionisi sulla sua strada, è ancora scatenato il numero 11, sempre Nico Dionisi molto attento. Ma poi alla fine gli sforzi del numero 11 vengono premiati, quando sbuca tra le maglie del Tranusai, molto statica qui la difesa dei gialloblu, e può così trafiggere il portiere senza problemi. Poco dopo, da un tentativo un po' maldestro, Bellanca riesce a fare un gol abbastanza goffo ma clamoroso, soprattutto goffa è il tentativo di Dominici di evitare la rete, e Tranusai in sbando, ma qui non ne approfitta Pias per il gol che poteva chiudere la partita. Allora si rialza Tranusai, che qui recrimina un fallo da rigore, l'arbitro lascia proseguire. Le immagini che possiamo riapprezzare al replay indica che se c'è contatto probabilmente fuori dall'area. Allora è Matteo Dolci che prova la reazione, il numero 10 sbaglia, però una cosa più semplice, e allora nel finale di tempo un bel gol al volo premia il Tranusai. Tranusai che in quelle immagini siamo alla ripresa, deve cercare comunque la rimonta, sempre il solito scattato Bellanca che ingaggia un duello praticamente con il portiere, poi Dominici da casa sua fa calciare Palestini, ancora una volta non è impeccabile. Allora Dominici trova il jolly del gol del momentaneo pareggio. Possiamo riapprezzare la conclusione del numero 6, violenta, ma è un contratto. Riparte ancora Bellanca, questo giocatore fa la parata di sé, qui serpentina scatenata il suo destro che simila il palo alla destra del portiere. Poi ci va Dominici con questo colpo di punta esterna che beffa nuovamente Palestini, torna, va addirittura in vantaggio qui il Tranusai, non c'è andato in vantaggio dal gol dopo 8 secondi. Una partita veramente bella e piacevole, qui su questo contatto tra il portiere Dionisi e l'avversario, l'arbitro indica calcio di rigore, dal dischetto Bellanca segna il suo colpo personale, una partita sensazionale di questo nuovo giocatore. Polemiche per il calcio di rigore, ma il rigore sembrava onestamente esserci. Ma si proseguì da quest'altra parte, qui c'è il contatto decisivo tra Noncelli e Aurino, l'arbitro indica l'espulsione per il difensore ex Real Valladolid, che quindi abbandona il campo.
possiamo dire fallo, chiaro occasione del gol, giusta decisione sul calcio di punizione con l'inferiorità numerica. Alessandro Matteucci, la sua doppietta personale, avete molto bene, in favore del Tranusai, quindi una bella rete di Alessandro Matteucci che può ricevere e scaricare la palla. Il Proverini però riesce subito a prendere con questa rete nuovamente di Bellanca, 5 gol per lui, una partita veramente fenomenale. Poi in finale ci prova Pias, mette in mezzo, non arriva però vincente, trova un altro calcio di punizione, fa ancora Urino, la parata stavolta c'è di Palestini, poi un contatto in area e l'arbitro indica il dischetto, c'è ancora un calcio di rigore, il fallo di Palestini che a terra così Guidi viene messo a terra, rigore che ci sembra ineccepibile, ma dal dischetto Urino coglie il palo clamoroso e lascia diventato così con il suo 5-5, anche se c'è la possibilità di un tiro libero ancora per Bellanca nel finale. A conclusione di Bellanca viene parata magistralmente da Dionisi e poi un altro tiro libero da quest'altra parte, ancora Palestini, finale pirotecnico delle due squadre di una partita veramente infinita e proprio alla fine lo scadere Matteucci rischia di fare un gol per dare la vittoria alla squadra di Bradolini, ma finisce così 5-5 ed è tutto con pareggio, il primo pareggio del terreno per le due squadre. Ok, tanti gol, tante emozioni, tanto spettacolo, la Serie B è ripartita subito forte con tante partite equilibrate, adesso forse la Serie B è il campionato che ha maggiori equilibri, forse, perché poi c'è una squadra su tutti che è l'Aras di Presidente Sciamani, che forse, e diciamo forse che abbiamo solo di una giornata, svetta come valori tecnici. Però abbiamo visto anche il ritorno del Clifona della Lega per niente, che ha fatto una grandissima partita contro i Liverpool, e poi io qui mi trovo in difficoltà, però devo fare anche qui il giornalista, e poi c'è un Borussia che comunque si è ordito con un 6-0, che comunque insomma è un risultato di una certa prestanza. Proprio su questo chiedo a Marco, che partita è stata con Temat Futsal, che Borussia hai visto? Allora, devo dire che come al solito con il Borussia in generale, ma con il Borussia non esistono partite semplici, quindi uno magari dicevo 6-0, no, proprio no. Poi con il Borussia, soprattutto, no, non è così. È stata una partita complicata perché inizialmente abbiamo sofferto i 5 minuti, e hanno avuto molto, qualche occasione per passare in vantaggio. Solo una ha fatto una parata sì, pazzesca, l'avete vista con i ragazzi, la parata di Mario? Clamorosa. Che parata è? Visto che è la parata, non commentata la mia stima nei suoi confronti, la parata di piede penso più bella che abbia mai visto. Anche io seguo molti video del Terry Geek e rinnovo i complimenti in diretta a Batman perché è stata veramente stretta. È chiaro adesso che mercoledì non perdete l'appuntamento da Bolus Nai e Tranusai che siamo dei padri di Batman, esatto, che è un classico questo dopo la settimana di esaltazione. Dicevi Marco comunque? Dicevo che dopo siamo stati bravi a tenere il risultato, poi dopo siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' sciolti e da lì è stato più facile. Senti, Marco, si inizia a dire in giro, no? Che il Borussia ad esempio siamo scarsi, e poi alla fine però insomma il campionato di finale, il campionato scorso bene o male delle playoff di Serie B, quest'anno parte così forte, qual è la vera dimensione del Borussia? La dimensione per ora è la Serie B, credo che sarà, dovremo con i denti e con gli artigli difenderla, anche perché il prossimo anno a gennaio probabilmente dalla Serie C, anzi senza probabilmente, nel campionato di clausura verranno su molto probabilmente squadre molto forti, faccio qualche nome così, Black Cats, poi ci sono nell'altro girone Pertigara, Mixology, parliamo di quel girone di ferro, ci sono veramente belle squadre in Serie C, quindi credo che tra un annetto le serie si assisteranno e probabilmente il Borussia lo vedremo in Serie C. Continua quindi con la storia pedattica del Borussia, Jacopo, no? questa pedattica ormai si è capito, no? Assolutamente sì. Che parere hai del Borussia? Hai visto la partita del Borussia con la Time Out Futsal, Jacopo? Sì. Che parere hai di questo Borussia, voi l'avete affrontato lo scorso anno, senza di girarci intorno, avete perso ovviamente, no, per scherzi, no? Che parere hai di questo Borussia che lo vedi spesso, no? Diciamo, c'è un'amicizia tra le due squadre? Assolutamente sì, cioè, potrebbe esserci anche una fusione in un futuro, perché no? Comunque, Borussia è squadra. Non è che gli tempi per fusione, no, se gli tempi per fusione gli sbronza il colli, che forse si sbronza. Ma quello non c'è bisogno, tutti insieme, ok? No, però vedo un Borussia molto unito.
unito, ovviamente siamo un gruppo come il nostro da parecchi anni, poi proprio nel mondo del futsal siamo ancora più unito del nostro. E credo che se magari giocare un pochino più convinti, ecco, per esempio Batman si è messo in Serie C, per esempio per me se la lottare è una squadra che potrebbe stare tranquillamente in Serie B e difenderla, come dice lui, con i denti stretti. E quindi Bologna comunque dimensione secondo Marco Palermi da Serie B, Clinica e Fon e Liverpool invece hanno regalato una partita ad alto contenuto di spettacolo, Liverpool avanti 2-0 al primo tempo, poi un breakout totale. Voi avete battuto Jacopo, il Clinica e Fon, Atletico per niente lo scorso anno nel playout salvezza, l'hai anche battuto in Coppa, se non l'avete dato, mi sbaglio? In Coppa la misi in contesi? No, in Coppa no. Vabbè, perdone, il cervello fonde anche a me. Comunque, hai debattuto il Clinica e Fon lo scorso anno. Può essere il Clinica e Fon una squadra che può lottare per un'immediata risalita, magari passando per il primo posto? Guarda, sono sincero, sinceramente la rosa a disposizione non la conosco. Se sono il gruppo dell'anno scorso, comunque è una squadra che ci ha messo sempre in difficoltà, magari anche i risultati positivi da parte nostra, ci ha messo sempre in difficoltà, ci siamo giocati la salvezza e devo dire che terminata la stagione scorsa con la decisione loro ho detto sono una prima squadra che risalgono, quindi non ho visto la partita, non so la rosa che hanno, posso dire magari di sì come posso dire di no, quindi non mi sbilancio più di tanto, comunque sono una squadra parecchio ferrata e possono fare bene. Ci sarà anche il pareggio dall'Atletico Brodolini e il Tranusai, l'Atletico che nel derby di Brodolini ha già un punto in più, però come ho scritto nel mio editoriale oggi forse sono più due punti persi che un punto guadagnato, visto che il Tranusai era primo dei bighi come leader in campo. E abbiamo detto l'Ares quindi che ha stravinto contro il Brodolini, che pure non ha fatto la sua brutta figura. Marco, che serie B ti aspetti in Bologna a parte, cioè che campionato ti aspetti? Beh, allora mi accodo all'onda di gente che dice che l'Ares è la favorita del campionato di Serie B, quindi Sciamanini a casa si gratterà con tutti i suoi componenti, ma purtroppo sono veramente una sarebbe ipocrita dire il contrario. Abbiamo visto un Polito scatenato già la prima partita, un giocatore di grande livello, ma poi limitarci a parlare di lui sarebbe appunto limitativo. Sì, fare un nome su tutti sarebbe appunto limitativo, sono veramente un gran collettivo e sono i favoriti, poi dopo non c'è nulla di scontato nel calcio, quindi tutto può succedere. Ricorderei all'Ares che li abbiamo battuti in una Summer Cup pure, quindi non erano l'Ares stata di adesso, però li abbiamo battuti quelli dell'Ares. Sfida quindi di Palermi, sfida. Ecco, questo purtroppo è il problema di quella parata che ha fatto Marco la settimana scorsa, adesso tanto lo rivedremo tra una settimana, ce l'ha in buona terra. Andiamo non in Serie C, ma come dire Mirko Innocenti andiamo in Serie D, quindi non esiste. Ma poi perché mi hai stoppato, perché io ho detto vabbè, noi cercheremo di difendere la Serie B, ma non è vero, noi ovviamente quinto posto, playoff, dopo la differenza della Serie B di quest'anno è che salvarsi vuol dire andare a fare i playoff paradossalmente, quindi tutto può succedere, però ci sono due squadre e mezzo diciamo che lo c'erano nelle ultime due, esatto. Inseriamo la recessione automatica mentre la penultima, la terzultima va a fare per playoff con i gironi di ferro di Serie C. E visto che parliamo di gironi di ferro di Serie C, lanciamo subito i servizi delle partite che sono Mixology e Poscargano, Mixology Gatto Poscargano, Deportivo La Calogna, partita bellissima, Amherst White Devils e New Terni United contro il Conadar. È così. Bravo Giamma! Gioca, c'è un pro!
Avete la mano, entrate! Bravo! Perché? Oh! Non ti fermare, Lino! Non ti fermare! Sei due, eh? Sei! Bravissimo! Dimmi di lo veglia! Bravo, bravo, Andiamo! No, parla loro. Pizza c'ha il 10, pizza! Ciao Johnny! È il tuo pizza, è il tuo pizza! Eccolo, uno, due! Sì! Dai! Cazzo! Vedi che è? Bravo! Vai, vai! Vai, vai! Occhio! Ciao! Ah, no, pensavo che... Okay. Vai, do, vai, do! Sì! Oh. Vai, Manu! Vai, vai, vai! Vai, Matti, fallo! Bravo! Vieni, Matti! Tutto bene, vai, bello! Destra, destra, arriva qui, cazzo. Bravi, torna in banca, dai, dammi. Vai, vai. Vai. Matti, vieni. Vai, Matteo. Tre, eh? Siamo tre. Mezzo. Cima. Bravo. Cima. Yeah. Yeah. Grande il cu. Bravi, bravi, dai! Sì! Matti! Bravi! E l'altro giro del C, raga. È stata solo, Fallo Rive, Sì, Rive! Scusa, noi sono... Alla prima esperienza. Parte subito forte il Perticara che sfiora il gol in più riprese. All'inizio la partita è molto fisico, molto duro, la Cipicchia prova a renderti la pelle contro una squadra che ha un tasso qualitativo decisamente superiore, che di lì a breve poi prenderà il sopravvento. Fatto sta che il Perticara andrà a segno con quasi tutti gli uomini, praticamente la sua rosa finirà in una batosta 14-0. Su tutti spiccheranno il gol di Michele Passeri, autore di ben 5 marcature, seguito poi ruota da tutti gli altri compagni, assegno in questa sfida che ha visto veramente una mattanza da parte della formazione Perticara. Un Perticara che non ha badato a francesismi di gioco, non ha badato a dare spazio all'avversario, non ha badato a giochicchiare, ha pensato semplicemente a fare più gol possibile, anche perché è importante in questo
campionato, perché a differenza di te può svolgere un ruolo importante. Allora anche Liga ha dato via a uno show del gol, anche una buona e nutrita presenza di pubblico a Corte San Matteo Sporting Club. Tra Cipicchia questa partita invece ha rappresentato sostanzialmente un debutto abbastanza intenso e amaro, una squadra nuova che deve ancora conoscersi al meglio, molto fisica, contro una squadra di Trevilini, di giocatori insomma che hanno un fraseggio, un tocco di palla particolarmente importante. L'atto pratico, la sfida finirà come detto 14-0 per la squadra di Maglia Arancio. Merito, come detto, dei, oltre dei 5 gol di passi anche dei doppietti di Giuseppini, Martella e Rosati Edoardo, tra i gol Cagnoli, Marigliano e Graziani. Nel secondo tempo qualche tentativo sporadico provato a metterlo dentro anche la formazione Maglia Gialloblu, che parla, chiaramente rimandata ai prossimi impegni di campionato contro squadre magari di valore più similare. E per il Perticana invece questo risultato, questo 14-0, è un chiaro messaggio alle avversarie, un chiaro messaggio alle fantastiche 4 del girone A di Serie C, che in momento noi annoveriamo come Perticana Mixology Club, Deportivo La Carogna e Caffè Villa Glory. È un chiaro messaggio, come per dire, ci siamo anche noi per il titolo e contateci, e con questa valanga di gol è chiaro che non si può dire diversamente. Al termine delle immagini delle 14 reti della squadra bianco-arancio ci sarà un'intervista al presidente Francesco Cagnoli, che parlerà soprattutto degli obiettivi della squadra in questa stagione. Quasi tutte le squadre, ma anche il Dream Team di Lorenzo Gargani, che esordirà questa settimana. E allora vado subito da Ivan Gentili, che ci darà un feedback, no, della partita tra White Devils e Hammersavi Stemi. Allora, abbiamo visto il risultato, prendendo i gol, partita a senso unico, ed effettivamente il secondo tempo così è stato, eppure il primo tempo ci sono, è una partita più equilibrata del previsto forse. Sì, il primo tempo effettivamente sembrava più in partita gli Hammers, invece poi c'è stato un tracollo netto, poi perché non seguiva più l'uomo, hanno preso una scarica di gol nel secondo tempo. Vabbè che loro davanti i White Devils hanno Mano, Del Russo, hanno Thomas, Donati, che sono tutti nomi importanti. Tra l'altro ho visto anche che c'è tra i migliori gol quello di Manuel, che ha saltato il portiere, sì, con la strepitosa. Ecco, no, in dal volo anche già adesso, qual è stato, secondo te, il video dei migliori gol e il miglior gol della settimana? Secondo me tra la punizione Samuel Villa, che ho visto ha tirato un siluro strepitoso, e anche quello di Longetti, che ha fatto un pallonetto, non mi ricordo di squadra era, ha fatto un pallonetto da un metro appena dentro l'area, pallonetto col palleggio strepitoso. Iago, te invece il gol più bello della settimana, di quelli che hai visto? Posso nominarmi anch'io? Tu, attenzione, non è figurato nella top dei gol, ma è stata un'azione bellissima, quella del gol di Jacopo, quindi è stata un'azione veramente bella. Però sì, mio compagno e futuro cugino Samuel Viva. Marco? Io invece ho voto Daniele Federici in Borus Nile, io e quelli. È come se come Pedriaghi in questo caso, cioè sì, ma tu Pedriaghi che lui fai una votazione e dici io voto quell'altro. No, però, tra quelli che abbiamo selezionato. Tra abbiamo selezionato voto Ares Federico Polito. O Pollo, non lo so. Pollo, Federico Pollo, quindi ok. Discordanza dei voti, non vince nessuno. Diciamo, poi Davis quindi su Barcellona. Iago, dove conosci bene i Black Cats, si dice che nel girone B siano gli strafavoriti, eppure i White Devils hanno risposto in una certa maniera. Possono avere rivali i Black Cats nel calcio 5, in queste serie C girone B? Diciamo, visto la loro poca esperienza, ma forti del fatto che sono un gran gruppo e tutti tecnicamente validi, possono avere a che fare con gente brava.
Poi magari, come dice il mister, sono sicuri dei loro mezzi, sono consapevole anch'io, perché comunque sia presi individualmente tutta gente veramente forte e brava. Non conoscendo il livello della Serie C, purtroppo, penso che ci saranno delle poche le squadre che potranno contrastarli. Abbiamo la Serie C girone A invece che si è scatenata praticamente, un campionato fantastico. L'avevamo già predetto che c'erano, diciamo, quattro sorelle, no? Chiamiamole così, cioè quattro squadre di un livello superiore, perché abbiamo visto, insomma, Mixology Club e Deportivo La Garonia, Marco, una partita di livello, a livello di tecnica. Beh, sicuramente il girone, questo girone della Serie C sarà veramente un bel girone, e una, anzi no, due squadre, se non sbaglio, rimarranno ancora per mezza stagione o una stagione in Serie C. Due, forse anche tre. Due, forse anche tre, perché andiamo per scontato lo scontro con l'altro girone della Serie C. Come hai detto tu, è stata sicuramente una tra, forse la più bella partita del girone. Le altre, diciamo, i Black Cats hanno un girone, forse sono la squadra più forte, anche se White Devils possono dargli qualche grattacapo. E appunto nel girone dove ci sono Mixology, Caffè Villa Glory, che sono una vecchia conoscenza nostra, ex Campo Picciolo, La Carogna e per di gara, sono, è veramente un girone tosto e duro, e chi vincerà potrà veramente dire ho vinto un bel campionato. Assolutamente sì, poi ricordiamo che a febbraio ci saranno i playoff che culmineranno sabato 13 febbraio, quindi proprio per sfidare San Valentino al San Valentino Sporting Club, e con le prime poi promozioni per recessione. Quindi la Serie C, insomma, che poi vi dico già, giovedì non prendere i pegni. Vi ringrazio a Sporting Club, che c'è una partita fenomenale, Pertigara Club contro Mixology, Club Boscarga, no? Pertigara che ha annichilito 14-0 a Civicchia in una partita onestamente senza storia, ma che ha denotato che anche il Pertigara, insomma, saprà dire la sua in questo campionato. E siamo alle partite conclusive. E io innanzitutto quindi do in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa settimana, questa settimana che avremo quindi tolta la partita purtroppo. Vita già tavolino questa sera dal centro di, dall'accidente sul centro di Luca Luzzi, comunque 19 partite da venire qui a Sporting Club. Ivan, che fate stasera? X come pareggio, sì, okay. Un pareggiotto per cominciare non va male. Jacopo, avete la prova del 9 contro Lili di Francia Vittoria per capire se siete da, diciamo, da scudetto. Domani ci metteremo alla prova, ma sono convinto che questo entusiasmo che è tornato nel nostro spogliatoio possiamo fare bene. Marco, c'è la vendetta col Trambusello per la Summer Cup estiva? Under 5,5, segna in ogni momento Gianluca Angelelli. Come lo coccoliamo il falco. Allora, ti ringrazio Ivan Gentili dei Magnus FTP, Giacomo Rosati di Acqua e Sapone, Marco Palermi e Bob Snari. Tiro Libero finisce qui, ci vediamo la settimana prossima con un'altra puntata dove parleremo per la prima volta anche di calcio avvenuto, del calcio a 8. Buona serata a tutti!